gli animali d'inverno rimangono tutti negli zoo. Noi, facendo parte dell'associazione EASA, che è appunto l'associazione europea degli zoo, nel momento in cui decidiamo di far arrivare un animale, dobbiamo decidere come realizzare la struttura che li ospiterà d'inverno. Dobbiamo seguire delle linee guida, specie per specie. Di conseguenza, quando noi appunto facciamo le casette, le dobbiamo fare in determinate maniere. Quindi questo cosa ci consente? Ci consente che gli animali d'inverno, nelle giornate più fredde, le possiamo tenere nei loro alloggi, nelle loro stalle, e non succede niente perché sono stalle riscaldate dove c'è bisogno, oppure foderate con delle intercapedini di isolante, ma gli animali rimangono tutti negli zoo all'interno delle loro strutture.